Siamo all'interno della fattoria di San Michele a Torri. La fattoria di San Michele a Torri si trova sulle colline di Scandicci, è un'azienda biologica da oltre 30 anni, che è una cosa fantastica secondo me. Ciao, io sono Maria Probst e vi faccio una ricetta. Da gennaio quest'anno abbiamo cominciato questa bellissima collaborazione che sono veramente molto molto felice con l'azienda che produce tanti prodotti, produce olio, vino, hanno un orto, fagioli per esempio, ceci, tantissimi prodotti che si possono acquistare addirittura direttamente in azienda. Abbiamo il pane. E davanti, diciamo, alla nostra porta abbiamo tante tante erbe. Queste erbe qui si trovano, diciamo, a circonferenza dell'orto ed è la borragine, un'erba selvatica che è facilmente riconoscibile perché fanno questi fiorellini blu, azzurri, anzi, è un'erba molto grossa, pelosa, che ha bisogno di una, diciamo, lunga cottura, almeno 5 minuti in acqua salata e poi va scolato l'acqua, ovviamente, perché è molto ferroso, va scolato in un lavandino e raffreddato se possibile con l'acqua fredda, solo un attimo però, strizzato e poi è fatto un composto. In questo caso ho già preparato il composto e questa erba, è quasi 80% erbe, ricotta, parmigiano, reggiano in questo caso, tanta noce moscata, sale e un uovo. Queste uova, anche queste ho preso in azienda, ovviamente siamo fortunati perché più che mai oggi bisogna stare attenti all'impatto zero all'ambiente e soprattutto dare un impatto importanza alle aziende che abbiamo intorno. Allora, come abbiamo già detto, questo è un composto. 80% erbette, ricotta, formaggio, poi viene girato e bisogna fare una pasta. Questo è un impasto molto semplice, diciamo un impasto basilare, che sono 200 g di farina, due uova intere, un pizzico di sale e se l'impasto risulta troppo duro si aggiunge un gocciolino di acqua. Si stende, in questo caso l'ho già preparato un pochino prima. La pasta, anche se non si lavora subito, può essere un trucco averla stesa prima, poi si prende un po' di pellicola e si incarta in questa maniera. Così abbiamo sempre la pasta pronta e già tirata e non perde né flessibilità né l'umidità. Eccoci qua. È appena appena umida, così non abbiamo bisogno di aggiungere l'albume. La stendiamo ancora un pochino. E magari se non abbiamo un coppapasta a casa, prendiamo un bicchierino, questo è un bicchierino per esempio per il minzanto, e facciamo la grandezza del raviolo o in questo caso mezzaluna che facciamo. Prendiamo il composto, l'appoggiamo al centro del cerchio, facciamo una porzione di 6 barra 8, ma questo ovviamente una cosa che ognuno decide per se stessa o per se stesso, eccoci. Mettiamo centrale, accorciamo la pasta. La chiudiamo in questa maniera. Diciamo a libro, si potrebbe dire, no? Poi la bracciamo con le mani il ripieno, così togliamo tutta l'aria che è rimasta all'interno e poi con il bicchiere si stampa queste mezzalune. Magari l'ultima, la chiusura dei ravioli, facciamolo a mano. Nel frattempo ho messo sul fuoco una padella che ha cominciato poco fa a bollire. La cuociamo in padella perché non c'è bisogno innanzitutto di tanto acqua e poi ogni raviolo cuoce per conto suo ben distante e non rischiamo di rompere o di sciupare il lavoro già fatto.
Prendiamo. Appoggiamo in un piattino per il trasporto. E la cottura è brevissima, perché la pasta è ancora umida. Saranno forse 2 minuti. Appoggiamo all'interno. Va aggiunto un pizzico di sale. E poi facciamo l'altro composto. Un raviolo così già è sufficiente come piatto unico, diciamo. Si potrebbe aggiungere un pochino una noce di burro e salvia, per esempio, per condire la pasta, o fare una cosa un po' più sfiziosa. In questo caso ho fatto una specie di ragù di pomodoro, che è fatto anche questo con brocchi della dispensa, cipolla, aglio e pomodoro, senza aggiunta di erbette che magari ora a marzo non avevamo tutti a casa, tagliato grossolanamente sia la cipolla sia il pomodoro, e viene fuori un composto un po' grosso. Ecco, diciamo a dadini. Eccoci. Ora si aggiunge, in questo caso uso l'olio Laudemio della fattoria San Michele Torri. Si aggiunge un po' di olio alla superficie del raviolo, che aggiunge una nota in più e che fa sì che fa una specie di, come si può dire, tipo la crema alle mani, da fare la pasta più, più morbida, ecco. Eccoci qua, siamo all'impiattamento. Prima di levare i ravioli dalla padella, prendo questi fiorellini che in questo caso si usa come decorazione. Se avete paura a mangiare fiori, non ne mettete, però il fiore di borragine è un fiore particolare perché ha un gusto che somiglia molto al gambero. Se si leva la parte di dietro, che diciamo è questa stella, sparisce questo gusto e il fiore rimane dolce. Ora prendiamo la pasta, che addirittura è già cotta. La prendiamo il composto di pomodoro. Scoliamo leggermente con un cucchiaio l'acqua e l'olio. Appoggiamo nel piatto. Il pomodoro in questo caso si prende come condimento, si mette a pizzicotti, così abbiamo diverse consistenze in diversi angoli del piatto. Anche qui bisogna aggiungere, perché siamo in Toscana, un bello giro d'olio. Si mette come guarnizione fiori di borragine. E queste sono le mezzelune, ripieno di borragine, ricotta e un ragù di pomodoro. Grazie mille, a presto!